Grazie, e adesso con un certo piacere vi introduco Ferdinando Imposimato, che è il presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. Grazie a voi tutti, grazie per questa bellissima accoglienza. Non vi nascondo che sono anche emozionato perché magari voi vi aspettate da me qualche cosa di strabiliante, ma invece io sono un modesto ex giudice che ascolta molto volentieri, però non sempre è in grado di fare un discorso politico molto coerente. Ma a parte questo, io vorrei esprimervi tutta la mia simpatia, la mia amicizia, il mio affetto e la mia fiducia. Ma questa fiducia non è fondata su un fatto irrazionale, è fondata su fatti concreti che io ricordo perfettamente dal primo giorno che mi sono innamorato del Movimento 5 Stelle. Era il 6 settembre del 2013 ed io ero nei pressi della Camera dei Deputati quando il Movimento 5 Stelle è salito, alcuni 14 ragazzi del Movimento 5 Stelle sono saliti sul tetto della Camera dei Deputati perché? Per difendere la Costituzione repubblicana rigida, cioè per difendere l'articolo 138 della Costituzione, che è un articolo fondamentale perché distingue questa Costituzione dalla Costituzione fascista che era flessibile. Allora io mi sono domandato, ma come hanno fatto questi a capire una cosa così importante, ma che non interessa quasi a nessuno? Questi sono andati lì sopra per fare questa battaglia che poi hanno vinto, perché c'era un'associazione tra esponenti di centrodestra e di centrosinistra che aveva già ormai varato una riforma che doveva portare alla cancellazione dell'articolo 138 per poter fare abusi su questa Costituzione repubblicana, che a voi sembra una cosa, ma dico, io sono rimasto sbalordito. E qui ho fatto una intervista a sostegno di questi ragazzi che poi sono stati sanzionati dalla Boldrini la quale Boldrini si è permessa, invece di difendere la Costituzione, di punire Carlo Sibilia, Di Battista ed altri parlamentari. Il nostro Luigi Di Maio, che io saluto con tanto affetto e con tanta stima, era vicepresidente della Camera ed è vicepresidente e non ha potuto ovviamente partecipare. Ecco, allora da qui è nata la mia simpatia, ma poi mi sono accorto nel corso degli anni che questo Movimento 5 Stelle attuava, forse senza saperlo, la Costituzione e in particolare stava attuando l'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini hanno uguale dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, e soprattutto c'è l'articolo, seconda parte dell'articolo 3, che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori, non i cittadini, i lavoratori, all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato. Tutte le iniziative del Movimento 5 Stelle sono andate in questa direzione, con la rinuncia a una parte considerevole dell'indennità parlamentare, con la proposta del reddito sociale che è prevista dall'articolo 38 della Costituzione, che dice che la Repubblica deve garantire alle persone disoccupate involontarie oppure alle persone portatrici di handicap o persone che non hanno reddito, un reddito che garantisca loro una vita libera e dignitosa. Questa è stata un'altra delle battaglie che loro stanno facendo, ma non per finzione, per propaganda, lo stanno facendo proprio con convinzione.
e tante altre battaglie contro la corruzione, l'unico partito che si è battuto contro le lobby per evitare quegli sconci che si sono verificati ieri con la Federica Guidi. Quella è una vergogna. Hanno presentato un disegno di legge contro le lobby. Siamo l'unico paese in Europa che non ha una legge che disciplina le lobby, che sono quelle che fanno le leggi in Parlamento. Quindi questo episodio di ieri, che è venuto a galla grazie a quella magistratura che si vuole asservire al potere e che noi dobbiamo difendere perché è un presidio delle istituzioni, grazie a quella magistratura abbiamo scoperto quello che avviene tutti i giorni. Perché non è che loro queste cose le fanno sapere. Nel 99% dei casi le leggi derivano dall'influenza delle lobby. E così la legge IMU Banca Italia, 7 miliardi e mezzo per dare alle banche un aiuto che loro non meritavano, sottraendo questi soldi agli operai, ai disoccupati, ai pensionati, ai professori, ai portatori di handicap. E loro hanno fatto una bella battaglia. E io sono fiero di queste battaglie. Io sono andato a sostenerli, anche se non sono un politico di professione, però io da loro ho appreso molte cose. Perché loro hanno fatto anche la legge, hanno fatto un'opposizione dura a che cosa? Alla legge salva banche. Vergogna, vergogna, una legge fatta in favore delle banche che hanno truffato migliaia di risparmiatori, e questo hanno fatto in violazione dell'articolo 47 della Costituzione, che dice che la Repubblica tutela il risparmio. E loro invece di tutelare il risparmio hanno tutelato le banche autrici delle truffe, e Renzi ha detto che se lo sono meritato il risparmio. Vergogna, Renzi, vergogna. E il conflitto di interessi non riguarda soltanto Federico Guidi, riguarda anche il Presidente del Consiglio e riguarda Elena Boschi, perché loro hanno approvato questo emendamento che è fatto in conflitto di interessi palese. Il conflitto di interessi, un'altra battaglia che ha fatto il Movimento 5 Stelle, sta nel suo programma, nel programma di Grillo, a uno dei primi posti, lotta al conflitto di interessi. È la causa prima della corruzione, la causa prima, perché? Perché loro hanno già eliminato un articolo del codice penale che era sacrosanto, l'articolo 324 sull'interesse privato in atto d'ufficio, nel 1990, per incominciare a rubare senza la previsione di una norma che poteva sanzionare questi comportamenti che ha tenuto la Boschi e che ha tenuto anche la Federica Guidi, la quale quando già è entrata in Parlamento già era in conflitto di interessi, perché aveva delle società che sono state aiutate da leggi incostituzionali. Noi abbiamo un governo che ha fatto il 90% di leggi illegittime, incostituzionali, leggi che però vengono dichiarate incostituzionali dopo 10 anni, e questo non va bene. Ecco perché io ho detto agli amici del Movimento 5 Stelle: presentiamo una legge che consenta ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale senza aspettare 10 anni, perché noi vogliamo che la Corte intervenga subito per cancellare gli obbrobri come la legge Sblocca Italia, come la legge Obiettivo, come la legge Salva Banche. Non ce n'è una. La legge IMU Banca Italia che sia conforme alla Costituzione. Allora, io vi dico questo, qua ero venuto per dire altre cose, però come capita spesso uno vuol dire una cosa e poi ne dice un'altra. E allora, la questione è questa, che noi dobbiamo difendere questa Costituzione, perché per quanto maltrattata e bistrattata ci ha difeso da molti criminali che hanno governato questo paese. E faccio l'esempio concreto, Andreotti, Giulio, 17 anni ha governato, era un partner continuo di Stefano Bontade, capo di Cosa Nostra e di
Gaetano Badalamento l'ho scoperto io, figuratevi, nel 1973, quando Badalamenti andava a casa, andava nello studio di Andreotti in piazza Montecitorio. E poi abbiamo avuto un altro delinquente, che è Silvio Berlusconi, mascalzone delinquente, che era legato a Dell'Utri, che è stato condannato per associazione mafiosa. È stata un'ingiustizia, non per Dell'Utri, doveva essere condannato pure lui. Perché non è stato condannato? È una cosa grave. Ma a parte questo, qua non è che noi possiamo fare la storia basandoci sulle sentenze. Molto spesso le sentenze non dicono le cose giuste. La verità storica non coincide con la verità processuale, il 90% dei casi. Io mi sto occupando delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Questi miei amici carissimi, a cui voglio dedicare questo mio intervento, di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, non hanno ancora avuto giustizia, perché la verità non è venuta fuori, e non c'è giustizia senza verità. Ed io sono per loro, io spenderò il resto della mia vita per accertare la verità. Tanto non ho la scorta, se qualcuno vuole mi può prendere facilmente, però io continuerò. Gliel'ho promesso a Salvatore Borsellino. E allora, se così stanno le cose, noi dobbiamo difendere quella. Noi abbiamo questa scadenza dell'ottobre del 2016, è una scadenza importante, il referendum. Io capisco che ci sono dei problemi, ma noi dobbiamo fare in modo che questo presidio di democrazia e di libertà venga difeso, così come ha fatto il Movimento 5 Stelle fino ad oggi. E so che loro si sono battuti per rinviare questa seduta del 12 aprile, che dovrebbe essere l'ultima lettura prima del referendum. Si sono battuti, e secondo me, se andassero un'altra volta sul tetto, farebbero una cosa buona, perché bisognerebbe ritornare alle origini. Ecco, cioè, perché vi ho fatto questi due esempi? È Cossiga che ha complottato contro Moro, e io lo so, ha partecipato a un complotto vergognoso per fare in modo che Moro venisse ucciso. Questa è la verità. E queste cose le ho detto quando era ancora vivo. Qualcuno dice: tu parli perché è morto. No, le ho scritte nel 2008, le ho scritte, e poi le ho ribadite nel 2013. E allora erano tutti presidenti del Consiglio, eppure Craxi condannato, questo Berlusconi condannato per evasione fiscale, definito criminale socialmente pericoloso. Acci! 17 anni! E allora, dice, ma questo che c'entra con la Costituzione? C'entra, perché loro vorrebbero. Perché sono spariti? Uno, perché se ne è dovuto scappare, perché la magistratura lo ha inseguito con mandato di cattura e è andato in Tunisia. Un altro è stato sottoposto a procedimento per omicidio, parlo di Andreotti, l'omicidio di Pecorelle, che in secondo grado si era concluso con la condanna di Andreotti a 25 anni, ed era una sentenza motivatissima. Poi, arrivando in Cassazione, Carnevale ha annullato la sentenza. Ma, e sono due, un altro era stata Craxi, l'altro abbiamo detto, e quindi noi praticamente, facendo i calcoli, abbiamo avuto per 40 anni dei presidenti del Consiglio che in questo frattempo hanno distrutto il codice, nel senso che hanno fatto tutte leggi a loro favore, leggi criminogene, hanno fatto in modo che tutti i reati di corruzione si prescrivessero, però hanno tenuto in vita un codice penale fascista del 1930 che doveva essere cancellato. È un codice penale forte con i deboli e debole con i forti. Vergogna! Noi dobbiamo cancellare questo codice penale che punisce quelli che vanno a occupare le case, che hanno diritto alla casa.
quelli che vanno a protestare per la distruzione dell'ambiente, quelli che vanno a fare la protesta per difendere il diritto al lavoro dignitoso, i professori che sono stati bistrattati da questa legge salva scuola o scuola buona scuola, questi mettono dei titoli di propaganda. E allora che significa questo? Questa riforma tende a dare maggiori poteri al Presidente del Consiglio, questa è l'essenza della riforma costituzionale. Ma come possiamo dare maggiori poteri a chi delinque? Noi dobbiamo stare attenti a questi. Noi ci siamo liberati di questi qua perché c'era la magistratura, se non stanno ancora là. Quindi noi dobbiamo difendere questa Costituzione e dobbiamo pensare che là non ci vanno sempre i migliori, anzi quasi mai. Io vorrei che ci andasse il mio amico che posso parlare di 2 minuti? No, perché mi guarda male. No, ma sto per concludere. Vorrei dire, questo è il punto. Se ci andasse Luigi Di Maio, io metterei la firma. Ma là non è così. Ma non gli conviene manco a lui avere troppi poteri. Noi vogliamo una democrazia nel quale vi sia l'equilibrio dei poteri. E allora ricordatevi questo, che la Costituzione non è un arido elenco di articoli senza nome. La Costituzione è il testamento spirituale di 200.000 morti. Dietro ogni articolo della Costituzione ci sono dei giovani, giovani come voi, caduti combattendo, giovani che hanno dato la vita perché le parole giustizia e libertà venissero scritte su questa carta. E se qualcuno vi chiede dove è nata la Costituzione, andate sulle montagne qui, dove i partigiani sono stati fucilati, andate nelle campagne dove sono stati impiccati, andate nelle carceri dove sono stati torturati. E io sono andato a difendere il comune di Vallucciole e ho visto il luogo dove è stato fucilato un 17enne, il fratello di Luciano Lama, è stato fucilato dai nazisti, lì insieme ad altri, perché faceva la lotta partigiana. Laddove è morto un italiano per riscattare la dignità del nostro popolo, andate lì col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Viva il Movimento 5 Stelle, viva l'eguaglianza dei diritti sociali. Grazie.